Signori, siamo qui oggi con una nuova mega rampa. Ovviamente, oggi sono delle cose strane. Come vedete non è una lampa come al solito, ma abbiamo delle cose che vanno su, che vanno giù. Abbiamo lo zio Ozzy, che oggi lascia la sua firma. Anche allo spawn dovremmo essere, come dire, perseguitati. Spawneremo vetture random come sempre, 811 da test. Io dovrò fare questa cosa, saltare, cercare di beccare queste cose, che è abbastanza semplice. Diciamo che giusto le porcate non ci arrivano. Andremo su con i razzi che possono arrivarci in faccia. Successivamente, per scendere dovremo stare attenti, perché ci sarà il ghiaccio. Becchiamo più o meno i 400-500 e ci dirigeremo verso la zona. Ecco, vabbè, ha fatto tipo una cosa sghemba. Andiamo verso la zona del golf club. Salteremo sopra queste piattaforme. Vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. È una rampa che può permettere di vedere veicoli vincere anche tra i più storti. Direzione questa. Detto questo, torniamo su e cominciamo subito. Il mio sogno oggi è vedere letteralmente un Emperor spawnare e esplodere su. Guarda, ti posso dire, nemmeno troppo male, anzi. Ma prima, ti piacerebbe avere la maglietta della tua squadra di calcio preferita ad un prezzo davvero assurdo? Se sì, molto bene, fcmaglia.com è esattamente quello che fa per te. Inoltre sono arrivati finalmente i saldi di Natale con un 15% di sconto utilizzando il codice FLANE15. Qui troverai tutto quello che desideri a un prezzo veramente imbattibile. Il materiale è molto buono, come vedete qui ho una maglietta della Juventus, del Napoli, del Milan e del Real Madrid. Ma ci sono ovviamente anche tutte le altre squadre di tutti i campionati esistenti. Poi ci sono le scarpe, i pantaloncini, insomma, tutto ciò che riguarda l'abbigliamento. Inoltre possiamo aggiungere alle magliette da calcio tutte le varie toppe possibili, dalla Champions all'Europa League, alla Supercoppa. E per quello che riguarda la consegna mi è arrivato tutto più o meno in 7-8 giorni. Tra l'altro il sito fa anche molto spesso degli eventi con magliette gratuite eccetera, quindi controlla nella descrizione. Visita dunque fcmaglia.com oggi stesso con il link che trovi in descrizione. Assieme troverete anche il loro canale Telegram per avere tutte le informazioni a 360 gradi. Abbiamo come prima vettura una Buffalo sportiva che si accinge a testare questa mega rampa. Bene, riuscirò a fare il salto buono almeno con questa? Credo di sì. Brava, usa il freno, meraviglioso. E cerchiamo di fare del nostro meglio. La settimana scorsa abbiamo visto un sacco di vetture buone, quindi io mi chiedo perché oggi, oddio aspetta, all'inizio faceva vomitare, ma il resto sul finale abbiamo avuto Cristo e la Madonna. Quest'oggi mi aspetto una roba simile, o meglio, no, qualcosa di un po' meglio. Cioè non può andare per forza così. Bello però il fatto che tutte le vetture possano andare qua e possano avere la possibilità di portarsi a casa la vittoria, tranne questa che è talmente demente da prendersi l'unico ramo presente dalla pianta. Comunque segnalino, perché ricordo le piante tipo da qua in su non hanno collisione. Segnalino per la Buffalo, arriva qua al centro, prossima vettura. Ho messo fuori la freccia, è deficiente. Niente aereo. Ah, ok, cani Seminole SUV. Chiaramente non è che c'è la pioggia dello zio perpetua, ma diciamo che arrivano dei razzi ogni tanto. Se perdo il Seminole mi metto a ululare. No, bravissimo, e non si è nemmeno rotto. Ma non frena sto coso, non c'ha dei dischi per i freni, sto coso c'ha due piatti di ceramica. Amica, dai, la tiene però, la tiene e si sfonda il di dietro, però tocca i 400 ugualmente. Cani Seminole debilitato, ma comunque on point, come sfida la sorte. Che brutta cosa, ma non riesce a prendere la Buffalo. Ecco, questa è un po' la rappresentazione di quello che vi dicevo all'inizio. Una Buffalo in questo caso è praticamente allo stesso livello di un Seminole, che sono molto sbilanciati tra di loro, quindi è una cosa veramente what the fuck. Quindi, dato che le rose sono rosse, no, abbiamo Dominator GTT per le muscolose, la prima muscolosa di quest'oggi. Meraviglioso, ma qualcuno che si prende un missile per il meme, lei ci starebbe, considerando che non dovrebbe brillare per prestazioni. Frena, frena, frena. Mi spieghi? Prossimo veicolo random, nessun problema. Lo zio oggi c'ha l'occhio buono, mi piace così. No, niente aereo che poi si emoziona. Fantastico, Outlaw fuori strada. Che bella rampa, iniziata in un modo veramente gagliardo. Nagasaki out. Prossima vettura. È il test dell'asino. Cioè, se tu non superi quello, non puoi fare l'asino. Funziona così, in sintesi. Niente barche. Cose veramente. Morro. Stai zitto. Non parlare. Taci. Non proferir parola, che la Morro non vince da una marea di tempo. E oggi prima. Oggi prima sarebbe. Cioè, una roba fantastica. Non si è scassata. O meglio, un colpettino giusto il cofano si sta svitando. Frena, 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 ti prego. Brava. Attualmente in testa abbiamo la Buffalo. Bella lei. Morro. Incredibile. Meravigliosa. La macchina più bella di tutte. Grandi sportive classiche oggi. Portarla a casa, lei cosa fa? Bello anche l'atterraggio. Attenzione, mi è piaciuta. Fermati, arriva qua, signori. Segnalino, primo posto, Pegassi Morro. Prossima vettura, abbiamo un Mammut Squaddy SUV. Queste vetture che dovrebbero arrivare ai tronchi potrebbero, oh mio Dio, aspetta, no no no, calma. Lui ha fatto un salto strano. Ho visto la Morro saltare meno, quest'oggi che cosa si è fumato sto coso, va avanti. 400, infatti è velocissimo. 500, 523 Mammut Squaddy, che è una porcheria di solito, semi, nonna, guarda che roba che fa. Prende l'albero, ma dai, ma non è possibile. Per una volta che fa una prestazione buona, prende la pianta. Te lo sei meritato il missile. Quarta posizione. Poteva andare molto peggio questa, non toccarla. Manana Custom, muscolose, grosso duello di muscolose di sportivi.
Io mi aspetto la stessa cosa con l'Emperor. Questa non la distruggi però, bastardo. Is Sport, provaci, fai qualcosa di buono nella tua vita, per favore. Prossima vettura. No, niente presagi. Mi sa che arriva. No. Oh, se vuoi tirare un altro razzo anche questa, restiamo amici. Non me la prendo. Questo va a far l'asino. Oggi grande... Che cosa sta succedendo? GB200 sportive. Vabbè, allora ci penserà questa a fa... No, nessuno riesce a far l'asino. Oggi l'asino è il più complicato. Cesso di macchina. Non perdiamo nulla. Oh, Winnie si combatte. Una macchina buona. Allora, attualmente rivediamo il podio. Abbiamo davanti a tutti la Monroe. Abbiamo perso purtroppo la... come si chiama? Sì. Abbiamo perso la cosa, la banana, e abbiamo perso anche la Issy. Molto divertente. Prossima vettura random. Beh, terribile. Coil Voltic Super. Tempo di brillare. Tempo di shineare come mai fatto prima d'ora. 240, fanno un po' pietà, però lei l'asino se lo prende, guardala. Sbonk. Le sportive, le super, come gestiscono qualsiasi pavimento si vanno a trovare. Incredibili loro. Terribile nel salto, ma per la gestione della vettura tanto di cappello. Devi uscire almeno ai 500 come ha fatto quell'aborto dello squaddy. Se ce la fa... Oh là là là, 500 quasi, 400. 190. Ma che cosa sta succedendo? Dai, un podio. C'hai davanti delle porcate. Un po'. Bella. Bella la Voltic. Che dà soddisfazione. Sì, ho detto un podio, ma non il primo posto. Cioè, nel senso, mantieni comunque il livello da super. Super rivoltante. Come sei? Segnalino, secondo posto. E attualmente in terza, che c'è il Seminole o questa? Perché sono allineate esattamente. Quindi non sto capendo. Lo vedremo dopo. Brava la Voltic. E andiamo con la prossima. Stinger GT. Ma oggi, mediamente, macchine buone. Cioè, lasciamo perdere, ok, quello che è successo a quelle altre. Ma oggi le macchine sono comunque. Comunque belle. Cioè non so come non sia esplosa. Un po' più veloce però che ti prende lo zio. Lo zio è strabico, ma quando vuole, per rompere le balle ci vede benissimo. 500 me li devi prendere. Li ha presi quella di prima quasi. Brava lei. 520. Tra l'altro c'è lo zio Osi oggi, il premio. Volendo potrebbe esserci. Lei era un po' alto, ma quell'elicottero si arriva e si abbassa un po'. Diciamo che la possibilità c'è. Detto questo, ti prego, atterra bene. Ok, bella. Oh, attenzione. Ingestibile. Ha preso la cunetta. Terza posizione. Faceva il primo posto. O forse il secondo. E anche di un certo livello. Peccato. La Stinger poteva tornare sulle sue orme. Ma non è questo il giorno. Prossima vettura random. Mamma mia che schifo. Karin dilettante e compatte. Ci sono solo due motivi per cui ti piace la dilettante. L'hai comprata. Sei cieco. Bello. Me frega niente perché fa schifo. Meglio così. Vedi che alla fine questi tronchi messi in quel modo ci danno il vantaggio che le macchine che non ci arrivano, non riescono a farli, finiscono fuori. E ti devo dire, è razzismo contro le macchine schifose. Ma a noi piace tanto. Abbiamo un declasse lifeguard emergenza che riesce a saltare i tronchi. Lui dimostra di avere la capacità per andare avanti. È un po' tipo il buco spartano, no? Se non sei capace di fare tot, giù nel buco. Intanto abbiamo il lifeguard che è un granger. Quindi tutti i granger, ovviamente il FIB, i granger, tutti gli altri granger che sono bannati, considerando che fanno la stessa medesima prestazione. Comunque di livello la sua, pensavo peggio. Atterra bene, voglio vedere un po' di oggi completamente strampalato. Lei è veramente una roba incredibile, ingestibile. Fuori strada dovrebbe essere fantastico per cose, invece fa veramente vomitare. Un vomito che però raggiunge la quarta posizione. Quindi calmiamoci con i giudizi. E che è arrivato qua che non mi ricordo. Il coso che si è incartato. Lo squad è l'asino attualmente. Prossimo veicolo random. Niente, oggi il giorno delle barche 47. Poi nella rampa delle barche 0. Ocelot Ardent sportive classiche. Lei ce la può fare. Può lottare per l'asino senza problemi. Sembra che i tronchi non decidano di farla volare via. Non se ne prende neanche uno e fa uno degli atterraggi più belli che abbia visto quest'oggi. Molto. Frena però, frena, vai piano, frena, usa il freno. Bravissima. È un po' che lo ziosi comunque non ci becca, Sta aspettando le vetture buone. Io ormai lo conosco. 500 li tocca. Brava, lo sapevo che lei è superiore alle porcherie viste finora. 500 km orari. Arriva direttamente. No, che sfiga. No, ce la fa. Non ce la fa. Cos'è, asino? No, non è asino. Di pochissimo lo squad se lo tiene. Prossima vettura. Mamma mia, Chevel Surge Berline. Un sogno di macchina. Esattamente quella che stavo aspettando per rendere grande questa mega ramp. No, in realtà perché voglio vedere un bell'asino oggi. Oggi l'asino lo può fare chiunque. Quindi, ecco, vedi che lei ha fatto tipo questa specie di massaggiamento indiano. Secondo me si gioca un'ottima chance là in fondo. Considerando che va a dromedari morti, fermati. Se non si prende un missile, potrebbe essere un grande giorno. Se non si incastra, ovviamente, vai. O se non scivola fuori. Perché se non menzioniamo una cosa, quella salta fuori e chiede il conto. No, 510. Trattata malissimo lei. Infatti il salto fa schifo. Però, oddio, no, fa come l'Ardent. Peggio, peggio. E no, guarda, guarda. Colpita nell'orgoglio, trova il podio. Più le macchine le insulti, più loro fanno queste cose. È una roba che è davvero inspiegabile. Supera la Stinger e si trova la terza posizione. Attualmente secondo posto. Voltic, primo posto. Monroe, leviamo questo segnalino. Asino, in mano allo squaddy. Porco cane. Winnie, si apocalisse compatte. Diventa veramente una bella sfida all'asino. Mi piace. No, va fuori, non ce la fa. Volti un po', queste prendono e se ne vanno via. Prossima vettura, già meglio. Canis Mesa, mi piace, vai. Adesso restiamo un po' spostati. Perché tendono ad andare sempre verso destra? Non ho capito sta cosa. La convergenza sbagliata. Lui doma ogni cosa, essendo un SUV, avendo la struttura da vettura buona per le cose fuori strada. E...
prossima vettura randomica. Carro attrezzi di servizio, bellissimo. E ti devo dire, si governa anche non troppo male. Vai piano. Dai raga, ma non frena sto coso. Perché? Ha un panno di burro al posto del freno. Cioè fa attrito e non frena. Si è sfondato. Guarda. Oh aspetta, questo è un grosso asino. O forse no. No, 500 e rotti. Ma dove? Ma quando? Ma perché? Ma guarda il salto poi. Sto coso fa schifo di solito. Ma che sta succedendo? E poi prenderà anche dei metri. Ma che? Ma è scemo? Ovviamente no. Che cosa ha fatto sto cesso? Segnalino comunque seconda posizione, direi, considerando che è una rampa che predilige il nord-est. O secondo posto questa. Boh, per me sono di papari merito. Vedremo con la VAR magari sul finale. Abbiamo bravato Bisonte Furgoni, che nell'ultima rampa ha fatto qualcosa di bello. Quindi anche quest'oggi mi aspetto una prestazione che tocca il soffitto, vero? Oddio, sei mezzo starlancato. 370. Molto bene, ferma. Stai zitto. No, no, non parlare. Non parla. Muto. Non proferir parola. Vola. 500 li voglio vedere. 500 belli caldi e bollenti. Li voglio vedere. 520. Primo posto. Dai, ma aveva fatto una roba bellissima. Cioè lui si atterrava bene. Era 100-100. Primo posto. E invece fa l'asino. Lo toglie allo squaddi. Vedi che non sempre saltare di più premia. Warner Berline. Oggi mi aspetto un grosso lando. Questa si governa veramente male. Spera che non ce la fa. E allora ti rifai l'anello sperando che lo zio sia buono. Sia clemente con noi. Bravissima. Guarda come tiene la derapata. Incredibile macchina. Troppo calda per questa rampa. Infatti secondo me se ne andrà fuori. No? Assolutamente no. Non è... Lei non è... Stai zitto. Taci. Non parlare. Oh, si sta girando troppo per lì, non mi piace. Troppo calde oggi. Non è la situazione che mi piace vedere sulle mega rampe. Questo vuol dire che sta covando qualcosa di losco. 400. 470. Oddio no, prende il pavimento buono e lei non fa l'asino. Anzi, fa l'asino. Ma sei terribile. Però aspetta, perché lei può comunque girare in mezzo alla strada. Brava. Warner, signori, non ci avrei scommesso niente. Ma nuovo asino. Primo posto Monroe. Secondo posto non lo so perché sono due. Abbiamo il carro attrezzi alla volta. Terza posizione la Surge. Next. Un altro carro attrezzi. Questo è il carro attrezzi più grande. Non so se in prestazione è più forte dell'altro, ma credo che in pochissime mega rampe ho avuto entrambi i carri attrezzi. Fermati. Forse è più forte quell'altro. Raga, ma no, nel senso, cioè, ritorniamo sempre al panetto di burro al posto dei freni. Ma che cos'è? Questo vuol dire un asino. Non è che vai tanto lontano. O meglio, diciamo che il ghiaccio ti dà una certa debilitazione per quello che riguarda la velocità. Però qua diciamo che ritorna in set. Ok, 400 e rotti. E infatti il somaro non lo fa. Oh, aspetta. La risolve. La risolve. Tanto preso in giro. Beh, ha fatto una porcheria. Però sicuramente la drizzata. Prossima vettura randomica. Vediamo un po' se ci andrà un po' meglio. Attualmente va tutto bene. Un mondo felice. Senza Lando, senza l'Emperor, senza troppi presagi. HV Night Shark fuori strada. Io spero che per il bene della mega rampa e del mio fegato vada fuori subito qua. Niente, raga, nuovo asino. Era impossibile si salvasse, invece l'ha fatto. Quindi oggi mi sa che si piange. Troppa fortuna vedo per lui. Troppa fortuna. Non mi torna qualcosa. C'è un qualcosa che non mi torna. 4,50. Bene, benissimo. Aspetta, ma nel park. Mamma mia, che cesso. Dove va? No, 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 gira. Asino, signori, prossima vettura, bravo. Abbiamo il Rancher XL fuori strada, spawnato di recente sotto forma di versione d'emergenza. Forse era anche meglio. Il Pounder, che ha fatto un percorso di redenzione lunghissimo, arriva sulle mega rampe come un uomo nuovo. Uomo, insomma, come un camion nuovo, pronto a vincere. Fai zitto. Porco de ma... No! Ma dai! Oggi io lo vedevo benissimo. Next! Ma basta. Ma io sono 7 mega rampe di fila che mi trovo sto 14. Io non ce la faccio più. Direttamente dagli inferi. Se me la prende il missile la lascio dov'è. E adesso questa appena tocca il coso parte tanti saluti. Cosa sta facendo? Cosa fa? Dai, cioè nel senso, non salta. Ci sono dei problemi. Via, prossima vettura. Lui, meraviglioso. Canis Camacho. Me lo sento. Finalmente, dopo anni di porcate, oggi farà la prestazione che più gli compete. 500 km orari fanno un po' schifo. Ma calma. Ma dai, ma che cos'è? Vabbè, ha fatto schifo, ma c'erano dubbi? Prossima vettura random. Dato che le rose sono rosse e le viole sono blu, questo si considera treno. Quindi attualmente due treni, per fortuna due porcate. Brutta giornata. Oh, ok, ed è molto meglio. Bravado Rumpo. Scherzavo random. Figurati se dico che bello il Rumpo. Oh, è bellissimo il Rumpo in realtà. Il Rumpo è fortissimo. Stavo scherzando. Stai zitto. Si governa veramente male. Col fatto che si è fottuto la ruota non volta più così bene. Tende a voltare verso sinistra. 500 li prende però. 550. 1v1. Morro. Rumpo. Anzi, non c'è neanche da fare il paragone. No, aspetta un attimo. Calma, va sulle piante. Va sulle piante della rampa. Bravo, finalmente qualcuno che fa una posizione che merita. Nuova, prima posizione, bravado Rumpo. Morrò in seconda posizione, in terza. C'è tipo la coppia di dementi. La coil Voltic e il carro attrezzi. Next, bravado Gantlet, muscolose. Anche lei, che esempio, sta facendo delle prestazioni rivoltanti. Secondo me farà qualcosa di enorme. È esattamente invidabile. Lei schiva ogni tipo di missile, riesce a mettersi terza. Non volta più, non volta. 493, vabbè, oh, nel senso, la Voltic ha fatto più o meno uguale ed è arrivata là in fondo. Perché non dovrebbe farcela lei? Che un tempo era anche forte. Perché non atterrerà mai bene. E invece è atterrato bene, insomma. Dipende dal modo di...
Ma puoi essere più imbecille di così? Non credo. Segnalino però, next vettura. Inguardabile. Enus conoscenti cabrio coupé. Non è male. Ci può stare. Nel senso, è la prima conoscente di quest'oggi. Che fai, te ne privi? Ovviamente no. A terra malissimo. Si è completamente sfaldata. Però tiene i giri. Tiene i giri, ma non funzionano i freni. Ho frenato allo stesso momento delle altre macchine. Ma non hai freni sta roba. Almeno rimedia sui 440 e sfrutta il fatto che le coupé saltano un po' di più. Se la fa, becca il cartello. Vabbè, quando sei demente, nel senso, la giocata. Neanche esplosa. Che tristezza. Prossima vettura. Attualmente ricordiamolo, Asino, il Night Shark, una prestazione sopra, anzi sotto le righe o sotto il tavolo, dipende come lo vuoi mettere. Next vettura. Già avuta la Warner. No, doppioni. Arriva lo Speedo Custom furgone. Una mezza porcheria, ma magari quest'oggi è in via di redenzione e ci regala la miglior prestazione vista. Guardate che freni. Il tempo di frenata 7 km ed è volata via. Io non capisco queste cose. Via, vola. Dimostra che l'armistizio ha un senso. Ho investito un gatto, una lontra, una pantegana, non so che cosa. C'era una roba sulla rampa. Ho investito un piccione. Credo di aver investito un piccione, perché quelli che cosa fanno? Riescono ad attraversare la piattaforma e hanno collisione solo con le macchine. Quindi credo sia intanto terzo posto, direi. Che brutta situa. Next vettura. Vapid Winky fuori strada. Chi non crede nel Winky non ha capito nulla nella vita. Winky è una delle vetture più sottovalutate della storia. Guardalo, non tocca neanche un tronco. Se questo avesse la velocità del Mesa, sarebbe incredibile. Il freno no, il freno è terribile. Perché non sto zitto, per favore? Niente elicottero. No, madonna, che schifo. Vapid Slam van di servizio. Stanno saltando fuori delle cose che mi lasciano parecchio perplesso. Quindi vedi anche questo come salta. Perché non aspettarsi qualcosa di bello anche da questo Vapid Slam truck di servizio? Mi chiedo io, piangendo ovviamente, sapendo già la risposta. Fermo. Bravo, lui si ferma. Il Winky non si ferma, ma il cesso per eccellenza sì. Mi ricorda che non ho ancora visto né lo Slam van né lo Yosemite. E qui, momento di grossa calma. Potrebbe succedere un qualcosa di disgustoso tutto insieme. Però non fa un salto brutto oggi, eh? No, una grandissima boiata. Ma che schifo. Almeno riesce a prendere 2 metri, ma una porcata. Una leggendaria porcata. Arriva dentro, ma nessun segnalino per lui. Next vettura. Barraggio militare. Ricordiamoci che la battaglia all'asino è ancora aperta. Le macchine brutte come sto coso possono regalarci un sogno se riescono a governarsi, perché entrano le ruote nella rampa. Fermati. Non frena. Ma come si fa? Prossima vettura random. In Ponte Duques. Muscolose. La Duques ormai non lo dico nemmeno più. C'è un astio nei suoi confronti che talvolta sembra anche quasi ingiustificato. Poi la guidi e allora lì capisci tutto. 300. Molto bene. Adesso però devi frenare. Devi uscire ai 500. È instabile al massimo. 500. 506. Che succede? Cos'hai pippato stamattina? Cos'è successo? Beh, l'atterraggio è una porcheria. Peccato, perché fosse atterrata bene. Ci poteva anche stare. È un po' che non diamo un segnalino, sebbene siano presenti porcherie. Questa cosa mi lascia molto titubante. Principe Deveste 8 Super. Ma io ci ho provato. Ma quando non riesci, non c'è poco da fare. Progent 20 Super. Oggi ecco perché la rampa sta andando bene. Oggi non è Super Sportiva Day. Ne abbiamo viste poche. Quelle poche che sono uscite non hanno fatto questa gran prestazione. La T20 si salva con una mossa veramente incredibile. E adesso cerchiamo di concludere e trovare un segnalino. Ricordiamoci che la Volti, che è molto inferiore a lei per prestazioni, è arrivata poco distante dalla rampa. Attualmente dovrebbe essere quarta, pari merito col coso, con il carro attrezzi. Comunque il 400, 480. Me la ricordavo molto meglio lei. Peggiorata in modo drastico. Cioè, non ci va? Che morto. Ma che finaccia. Non me la ricordavo peggiore della Voltic. Inguardabile. E allora Comet S2 Cabrio e vedi, l'ho detto, super sportive. Boh, solo loro. Io non so cosa le sia preso. Ma oh, fermati. C'è un'accelerazione che mi sta spaventando. La vedo arrogante. È esattamente quello che serve a questa mega rampa. Tempo di brillare come mai fatto prima. Riesce ad andare tutti sti cose? Sì. Lo spunto ce l'ha. Lo spunto è quello delle grandi occasioni. Zio, calmo. Calmo, che oggi questa Comet mi lascia con un punto interrogativo. 500 non li tocca, ma di poco. 490. No, ma dai, non può andare sotto. Ah, ecco, non mi sembrava. In atterraggio loro sono perfette. Quindi se atterra piano e prende una certa spinta, se riesce a domare la zona qua delle dune che non si vedono, può fare un segnalino. Segnalino che manca da tantissimo. Nada. Ci ha provato, brava. Ma ricordiamoci che la rampa è cominciata comunque con vettura già di spessore. Quindi, prossima vettura. Madre del Cristo, santo Iddio. Benefactor Bruiser Future Shock. Non ci sono bei paragoni con lei, quindi starò zitto. Non va sopra. Meglio stare in silenzio. Next vettura. No, niente aereo dello zio. No, via. Brute Boxville furgoni. Che cosa sta succedendo? Vedi che lui fa un salto un po' più smorto rispetto agli altri. Mentre nella scorsa rampa ha letteralmente fatto vedere come si fa a vincere. E poi non ha vinto, però. Ha fatto una grande prestazione. Oggi che cosa devo aspettarmi? Grossa inclinazione. E eccoci davanti alla cosa più bella che vedremo quest'oggi. Intanto primo posto. Ehi, calmo. Quasi 600. 580. Credo più veloce anche del rumpo. Però va dalle piante. 1v1 creativa. L'ultima volta il Boxel è stato battuto da un rumpo. Poi ok, ha vinto quella mega rampa. Mi sembra la betoniera o il Barrax. Non mi ricordo chi tra le due. Niente, non ce l'ha fatta. Rumpo più forte. Ma questo si sapeva. Segnalino seconda posizione. Boxville in terza. Abbiamo la Monroe. Primo posto. Rumpo. Oh, ma è un po' che non spuntava là.
Asia. Non voglio dire una fesseria, ma è una marea di tempo. Magari è uscita anche l'ultima volta, ma un catino per il vomito guidare sta macchina. Le berline hanno i loro perché, tranne il freno che proprio non esiste. E allora qui spunta il jolly dell'asino, anche se in realtà questa mega rampa ha, come anche le altre mega rampe, che uno può ripartire da capo. Lei ha avuto dei problemi e quindi può rifarlo. Secondo me i 500 li tocca. Questa macchina ha avuto un'evoluzione che io non mi spiego. 525. Ma che cosa è successo? Cioè non va nemmeno qua. Ma io mi ricordo l'Asia, che era testata come macchina brutta. Non era mediocre, era sotto di gran lunga le mediocri. E invece guardala oggi, ti rischia un podio. Arriva qua, trova un segnalino, forse. Nah, non lo trova di poco però. Next vettura. Sentite la classe. La classe mista delinquenza. 50 e 50, quel rapporto perfetto. Classic, Broadway, muscolose. Credo che sia l'unica macchina delle Classic. O c'è anche la Cliche. Comunque va bene così, intanto con calma. Da lei non so che aspettarmi. Veloce che lo zio ti prende. 400, 500, bella. 520 la Broadway. Guardala, leggendaria. Atterra bene, malissimo. Bruttissimo atterraggio, ma finalmente vedo una macchina nuova, nuova tra virgolette. Io questa non l'ho quasi mai avuto sulle rampe, che sa fare le rampe. Nessun segnalino, ma ci lascia uno spiraglio molto molto luminoso. Niente aerei, mamma mia. Insurgent pickup 1v1 creativa all'asino contro il Knight coso. No, lui è peggio. Veloce che lo zio non fa prigionieri. Cioè dipende, non le faccio io le regole. Prende un razzo in faccia. 430, però sta grattando per terra come una grattugia. E attenzione, no. Oh sì, e prende le case. Oh, si infila nel quartiere. Signori, nuovo asino di quest'oggi lo toglie. Night Shark dimostra come si fa a fare schifo. Next vettura, il tetano a quattro ruote. MTL Westlander di servizio. Regalaci come sempre l'esperienza più bella. È un grosso asino questo, ragazzi. Oddio no, forse è più veloce di quell'altro. No no, calma che va a Trebbiano sta cosa. Guarda lo zio. Lo zio in orario si è giocato una schedina sull'insurgent pickup. Lui è più lento del 14 di prima. E allora qua è un duello all'asino. Grossissimo duello all'asino. Non devo forzare la parcheggio challenge, deve essere tutta farina del suo sacco. Momento da foca, si incastra, non si muove più. Segnalino, signori, e si brinda al nuovo asino di quest'oggi, Banshee Sportive. Oh, comunque, una rampa dove stranamente sta andando tutto per il verso giusto. Perché? È perché sul finale si sta preparando. Doppio treno e Emperor sul podio. 450, 480. Bello così. No, è stato orribile. Inguardabile, prova a fare la giocata per saltare dietro della siepe, ma non le riesce. Next vettura. Ok, qui voglio il più grande tifo dell'universo, perché a fare l'asino rimane il Westlander. Albany Hermes muscolose. Una boccata, un po' di Vice City, di San Andreas. Le auto che ci piacciono. Frena. 4,78. Arriva sul piattello, qua, sul coso, sulla piattaforma dritta. No, non ci arriva. Cioè, o era dopata prima. Next vettura. Oh, Freddy il clown. Sono 8 mesi che non spawni. Paragon R sportive. Rimandiamo all'anno prossimo. O magari per il torneo delle rampe, anche se avrà delle regole abbastanza strampalate, sarà un po' più breve rispetto a quello degli scorsi anni. La Paragon si salva sui 480. Una cometa. No, non ci arriva. 4,50. Oggi fare il segnalino con la Voltic è difficile, non ci sto credendo. Nessun segnalino, però potrebbe esserci una parcheggio challenge nelle vicinanze. No, fa come lo zio. Non è successo assolutamente nulla. E allora? Stavo per dire che bello posso usare il turbo, sono curioso di vedere come vola. Benissimo, prossima vettura. E l'ho già avuto il Winky BF Surfer Custom. Io non so che dire, c'è una porcheria. Se mi trova il segnalino lui c'è da preoccuparsi. Guarda qua, non riesce nemmeno a fare la rampa in modo normale. Se riesce a farmi lui il segnalino, veramente c'è qualcosa che non va. Cioè per me non arriva neanche alla piattaforma. Anche se la versione custom, boh, non lo so, l'ho avuta pochissime volte. Non so se si differenzia molto dalla versione madre del... Questa è una delle cose che mi fa apprezzare appieno le mega rampe. Grazie. Se la prossima vuoi farla anche con l'Emperor, siamo assolutamente amici per la vita. Prossima vettura. No, qua stai fermo. Bastava dire no. Una Vigero ZX che, per l'amor di Dio, sei bellissima, ma proprio no. Controllo delle grandi occasioni, torsione delle grandi occasioni, segni delle grandi occasioni e grande salto per lei. Che schifo. Provaci, niente da fare. Abbiamo visto delle macchine buone, delle macchine brutte, macchine medie. Freddy il pagliaccio. Oh, mi sta ammazzando solo le macchine buone. La Cyclone proprio non la guarda neanche col binocolo. 4,50. Non ci va sulla piattaforma. Non è la sua giornata. Prossima vettura random. Niente barche, niente elicotteri. Vabbè, niente. Siamo entrati nel tunnel di sportive super. Un dramma. 470. Toccati. Molto bene. Arriva nel camp. Non ci arriva più nessuno. Io ho messo sto coso per dire bene o male ci arriveranno. Cioè, ok, fare schifo, ma l'avevo sopravvalutato di brutto. Bello l'atterraggio però. Peccato per il resto. Next vettura. LG RH8 sportive. L'LG fa qualcosa di buono solo quando
non serve a niente. Quarto posto, 492. Non puoi farmi peggio di quelle qua sotto. Al limite, però almeno c'è andata. Bella così. Qua diciamo che riesce a prendere i suoi metri. Tuttavia, serve molto di più per trovare un segnalino. Ricordiamoci che attualmente è primo. Abbiamo Rumpo, seconda posizione Boxville, terza posizione Pegassi Monroe, Asino, il Westlander, Rapid GT Sportive e il Tunnel. Non vanno i freni. Ma 0, 300, 400, su così. 450, 478. Va bene, signori, niente da fare. Prossimo. No, aspetta, una porcata. Però nel senso, hai recuperato tantissimo. Non che serva qualcosa. Next vettura, Vapid Riata, fuori strada. La coppia Riata Camacho. Che fai, te ne privi? Assolutamente no. E guarda come gestisce la situazione. 500, 509. È buonissimo in velocità, ma il salto è qualcosa di inguardabile. Next vettura, Blistam. E qui il podio cambia, sempre che le... Devo fare il giro. No, è ingestibile. Carla Fracci nel carburatore, è finita. E si scassa. Lo sapevo. È diventata qualcosa di bruttissimo. Però è comunque prestante, molto veloce. Sa comunque come fare le mega rampe. Frena. No, Speck, il demone di cosa? Non mi viene il nome. 530. Una rampa indirizzata peggio non poteva uscire, guarda. Niente da fare. Prossima vettura, un catorcio. HV, Scarab, Apocalisse Militare. Non dovrebbe riuscire ad arrivare nemmeno sui tronchi. Invece volendo ci arriva, ma è troppo sbilanciato. Next vettura, randomica. Per noi abbiamo Ruiner, ZZ Muscolose. Che sembra una macchina scabrosa, sbilenca. Ma questa macchina, mi pare, abbia vinto anche una mega rampa a culo. Una di quelle mega rampe dove la gente esplode, robe del genere. Non l'ha vinta. Ha vinto quella rampa, non questa. Prossima vettura. Sapete perché l'ha skippata? Perché è il momento di Freddy il pagliaccio. No, basta. Mamma mia. Sentinel Classic, nella rampa senza regole. La Sentinel era la White Body. Però è sempre una Sentinel. O cambia veramente qualcosa? Perché qua a livello di... No, la tenuta stradale è quella di uno scolapasta. Devi andare piano. Bravissima. Aspetta, però è velocissima. 513. Cosa diamine sta accadendo? Cosa diamine stanno vedendo i miei occhi? Brava. A terra bene fai... Cioè, nel senso, io ho visto altro... Oggi non ho voglia di dire cose volgari. Prossima vettura. Terribile. Lampada TV Series Sportive Classiche. Riesce a prendere i tronchi? Non li prende, ma parliamone. Non avrebbe fatto niente di bello. Cara cara 4x4. E qui mi chiama l'asino. Perché ok che il Westlander è terrificante, ma anche questo coso è pesantissimo. È abbastanza lentuccio. 4,70. Beh no, oddio, pensavo molto peggio. Premio dentro al coso quadrato. Prossima vettura random, Coquette D10. Dopo aver visto la Voltic, dico che può succedere di tutto. Considerando che anche la T20 è arrivata là sopra. Lei 500, li tocca 508. Formidabile, oggi è in forma. Oggi la Coquette D10 è assolutamente in forma. Devi arrivare sulla piattaforma, perché se arrivi oltre non riesci ad andare avanti. Bella planata. Che bella planata. E l'atterraggio fa vomitare, purtroppo. Prende dei metri qua, ma non dovrebbe essere sufficiente a farle trovare un segnalino, che attualmente abbiamo delle porcherie. Vabbè, la Stinger è buona, ma questi due io non so come facciano a essere qua. Overflow Tyrant, super. 500, 500 km orari. Ma che cosa sto vedendo? Ma che cosa? Ti posso assicurare che questa macchina di solito arriva qua. Cioè oggi io veramente non capisco quello che sta succedendo. Savestra Sportive Classiche. Lei si scassa. E invece no, mi fai il terzo posto, che secondo me ce l'hai nelle corde. 532. Che macchina incredibile. Bisogna vedere come se la gestisce poi in atterraggio, perché a livello di... Brava. Non ci arriva là in fondo però. La tiene? Barcolla un po'. Purtroppo perde in prestazione e nessun segnalino. Qua c'è da fare un test antidoping. Brava do Paradise Furgoni. Ma questa si mette in fila per essere la rampa più bella dell'anno. Signori, è il duello. Questo è il vero derby. Il derby bravado. Rumpo versus Paradise. Il Paradise non vince una mega rampa da 2 anni, credo, praticamente. Ziosi, fatti i fatti tuoi, perché veramente divento un cerbero a 4 teste. 400. Bello così. 550. Più veloce il Rumpo, ma lui calma. Va nel boschetto dei tossicodipendenti a prendersi un tronco in faccia. Prende una pioppa enorme nel viso. Non ci credo. Però magari c'è un buco. Il buco salvatore. Il buco salvatore dei mondi. Tuttavia, il derby oggi mi sa che se lo vince il Rumpo. Meraviglioso però. Un po' di soli furgoni. Primo il Rumpo, secondo il Paradise, terzo il Boxville. Peccato per la Monroe. Avrà modo di vincere in un'altra rampa. Allora, le rampe così belle finiscono sempre in modo catastrofico. Quindi chi metti in preventivo? Lando o l'Emperor? E l'Emperor oggi, raga, fa dei danni se c'è. Grotti Italy RSX per le sportive. Il freno è un cesso, un catorcio. Tenuta stradale veramente disgustosa. 490 basta. Ma il premio campo da tennis? O neanche quello. Oh mio Dio. Questo qua è esattamente come tu vai sotto l'albero di Natale contento, perché scarti i tuoi regali e dentro ai regali c'hai la bolletta dell'Enel, hai la bolletta dell'acqua, hai la bolletta di una multa di 6.000 euro. Questo è l'effetto Yosemite. È esattamente quello. Vedi, freno sempre troppo. Quello era un missile che mi prendevi in fronte. Oh, 500 però, 480. Va sulla piattaforma. Che va sulla piattaforma? Ma ormai io ho smesso di aspettarmi qualcosa dallo Yosemite, perché mi sembra di prendere in giro la mia intelligenza. Prossima vettura randomizzata, Comet SR. Ho già usato una Comet, ma ti dirò, la uso
mezzo lo stesso. Non mi interessa, perché oggi, vedendo cosa ha fatto quell'accidente della Voldy, che ormai stavo dicendo non mi ricordo più, solo delle Comet, ho detto va bene, le uso, però ci calmiamo. La Safari è la Comet migliore che abbiamo. 525. Con un colpo tonfo fioco da smaltire, a poco il credette di azzanare un feroce suo compare, ma rimase brutto e cupo il feroce lupo. Non ho capito nulla, però è stato veramente bellissimo. Arriva qua, purtroppo un brutto atterraggio. Non porta questa macchina a fare il segnalino, quindi tempo di Freddy il pagliaccio. Basta, già avuta questa. No, The Classe Burrito Furgoni è un duello. È il grande derby per eccellenza dei furgoni. Burrito contro Rumpo, 1v1, faccia a faccia. Questo scontro compare due volte all'anno se hai fortuna. E oggi, anche se, ok, non è il burrito più veloce che quello innevato, e ok, Rumpo era mezzo monco, possiamo vedere la sfida delle sfide, la più bella sfida a parer mio sulle mega rampe. 560 e qualcosa. Non è il più veloce, credo che oggi il Rumpo ne abbia di più, però il burrito sa il fatto suo. Ha una bacheca di trofei abbastanza grossa. Cosa fa? E oggi, signori, niente da fare. Supera il Paradise di pochissimo. Si mette però in seconda posizione. Il re rimane bravado Rumpo. Next vettura. Basta, già avuta questa quattro volte. Sapete qual è la cosa che... E anche Pavarotti non è contento. Sai qual è la cosa che mi lascia molto cosato? È che non credo riesca a beccare la mega rampa. Vedi che non la prende? Cioè, tu mi stai prendendo per il culo. Torna giù, deficiente. Ce l'ha fatta da solo, sto cesso. Ma che cosa fai? No, raga, mi voglio sbuttare. Cioè, ma tu mi stai prendendo in giro, ve lo giuro. Dopo sto tra... Oh, l'ha beccato il missile. Signori, e che gli dice al treno? Non ci prova, è finita. È finita, è finita. Va, vola. Signori, la pianta. Nessun segnalino. Next vettura. Oh, 500 la buca lì. Ultimamente, rampa dopo rampa, si sta riscattando in un modo clamoroso. Brava. Next vettura. In una vita passata io facevo dei genocidi, se no non si spiega. Next. Ma che bello, dribbliamo il treno. E abbiamo lei, Dinka Jester, RR Sportive. Una macchina meravigliosa, ingestibile. 470. Mamma mia, 470. Oggi il premio campo da golf è molto in voga. Non lo fa nessuno però. No, devo buttare via il benzone per questo coso. Che tristezza. Champion, super, 260 qua, 400, se no mi nonna, 420 qua sopra, 500, ma se col binocolo, 489. Allora, riguardiamo un attimo il podio, attualmente in testa c'è il Rumpo, Burrito in seconda posizione, in terza il Paradise, quarto posto abbiamo anche il Boxville, oggi una marea di furgoni, bel po' di treni perché alla fine ne ho contati 4, doppio gufo, abbiamo avuto la funivia, abbiamo avuto la vaschetta, Freddy il pagliaccio ancora niente, allora mi chiedo, devo proprio aspettare l'anno prossimo, Italy GTO Stinger TT, 460, come dico sempre, molte volte il salto e la velocità non vanno d'accordo. Nel suo caso invece sì, next vettura, non è successo niente. Baller è l'EPL blindato, è il primo baller e io sento odor di segnalino. 500 li prende. 500, ma volevo ben dire 520. L'elicottero fa sempre quel giro ma passerà di qua proprio poi. E allora lì sì che apriremo la più buona. Lui è un fuoristrada, lui è molto veloce. Lui, signori, è una nuova... Non dirlo, stai zitto. Togliamo il segnalino dunque alla Voltic. Può ancora succedere tutto. Soprattutto se spawna l'Emperor, sono lì i problemi. Ma vabbè, ma è un modello di Warner praticamente picadorizzato. Mio Dio, raga, attenzione l'asino. Può essere che una macchina del genere ha un freno migliore di una sportiva e super che dovrebbero avere un motore più potente. È bruttissima, è lentissima e va a procioni morti. 4,50. Però, ma no, troppo. Cioè, nel senso, il Westlander ha dettato un trend che è difficile da eguagliare. Next vettura, JB700. Ma oggi che bella rampa. No, guarda che cerca di andare fuori. La JB, no, fai la brava. Non si è rotta. Il record è di quasi 600, mi sembra. Lo fa il record oggi? No. 5,50, scoda un attimo. Intanto è un duello con la Monroe. E mi sa che se lo vince... No, prende il buco. Grosso buco. Meglio della Monroe? Non ne ho idea. Secondo me ha fatto esattamente uguale. Ha fatto meglio la Monroe. Comunque, ti devo dire, questo è il podio che voglio vedere nelle mega rampe. Una marea di furgoni, macchine buone e roba qua. Di livello. Questo non lo usiamo, che non sono ancora incidentato. L'abbiamo la cosa. La ZR380. Ma non può... Zio, beccala, ti prego. Oggi sto vedendo delle super sportive fare robe tipo la Tyrant o come cavolo si chiama. Quindi lei mi arriva sulla piattaforma. Vedi che se vuoi essere seria ce la fai. Ma proprio di culo. Prossima vettura randomizzata. Oggi, raga, il più grande derby di sportive classiche mai visto. Deve prendere però vicino ai 600, se no non ce la fa. 555 e 60. Va verso il boschetto dei tossici. Abbiamo schivato per troppo tempo, preso buchi. Lei prende la grossa pioppa, a meno che non voglia andare verso... niente.
Grossa pioppa, perlomeno trova il segnalino. Next. Oh, madò, io mi sono girato 4000 macchine. Dov'è il pagliaccio? Vamos muscolose, un po' starlancata, ma forse la risolve. In un certo senso sì. Next vettura. Space Docker fuori strada. Ha già messo le decorazioni di Natale, bravo. Vedi lo Space Docker, che solitamente fa delle mosse strane sulle mega rampe. Oggi invece una di quelle macchine che ha il salto dalla sua. Ricordiamoci del carro attrezzi. Vettura che non trova il segnalino neanche se piange. E invece oggi eccolo lì. Oh mio Dio, vabbè, qua 360 però sono un po' pochi. Ma per carità di Cristo. Gauntlet Classic, ma è uguale alla Vamos. In prestazioni per fortuna questa è un po' superiore. Tra l'altro mi sembra che questa abbia vinto anche una mega rampa contro un Barrax. E allora mi dimostri che non l'ha vinto a caso. 550 per il grande sogno. Oh, 523, vedi che non mi ricordavo. Male. Oh, ma guarda che salto. Ma stai male. Oggi mancava il sacco di patate e non poteva non farlo lei. Prossima mamma mia, navetta aeroporto di servizio. Provaci, la miglior prestazione. Guarda, cioè riesce ad andare avanti una navetta dell'aeroporto. Cioè, oddio, adesso avanti. Ma come? Ma non è possibile. Non è possibile. Vabbè, ha fatto quello che ha fatto, ma non ci è mai arrivato sto coso qua sopra. Randomino, Freddy il pagliaccio. Oggi non me ne vado finché non vedo. Lo sapevo. Lo sapevo! È da 3 settimane che me lo sento, signori! Aspetta che mi tira un missile! È successo! Dopo 8 mesi! Signore e signori, prossima vettura random! Vapid, furgone del clown, furgoni con un salto clamoroso! Freddy il pagliaccio! Incredibile! Calma che sono in ansia, zio! Ti devi dare una calmata! Veloce perché lo zio ti fotte! 650! È il più veloce! 1v1 contro il rumpo! E raga, che cosa ve lo dico a fare? Nuova! Prima posizione! Incredibile! Proprio lui, meraviglioso. Insperate, guarda caso come lo sfido. Che è la sua base, perde il segnalino. È stato mostruoso. Guardiamolo bene perché non comparirà per altri 8 mesi almeno. Che strana sensazione. Che bello, poi hai anche un dump. Ci avviciniamo a Natale, è random, è un figlio di Baldracca, ma i regali li vuole fare anche lui. Lo so che mi dà un Emperor sulla fine. Non riesce nemmeno a fare il salto dei tronchi, però l'abbiamo visto. Oggi una rampa stellare, una delle rampe con più furgoni che abbia visto. Enus, Stafford, Berline. Molto veloce, hai 510 la Stafford. Prende la pianta. No, non la prende. La prende. Non la prende. La prende. Non la prende. Calma. Di livello. Non so se da segnalino. Purtroppo no. Però complimenti. Brute Stockade commerciali. Inclinati. E dai spettacolo. Abbiamo Brute Stockade. Una belva sulle mega rampe contro Freddy il pagliaccio. Attenzione, la scarlattina. Però prova a prendere la rampa. Cos'è successo? Ha imballato degli gnomi. Cos'era quella roba? Riesce a tenerla malissimo. E lo Stockade, sebbene il salto, non trova il segnalino. Che sta succedendo? Next vettura, Phantom commerciali, ma va benissimo. Cosa gli vuoi dire a Random oggi? Non gli puoi dire assolutamente nulla. Non gli puoi dire niente. Ha regalato una delle migliori rampe dell'anno. Forse ti dirò quasi la più bella. Phantom commerciali per un grande asino. Cioè, il coso si scassa lo Stockade. Questo non si fa nulla. Ma come ti sei permesso? Next vettura, niente di bello. L'Alf Track mi sembra mezzo barare, con l'asino. Perché praticamente, no, vabbè, dai, ci sta. 200 rotti. 400. Guarda che lui decelera invece di accelerare. La classe, signori, ha un nuovo nome. Bravado, Alf Track militare, direttamente in chiesa, direttamente contro un palo, prende qualche metro, applauso. Mostruoso in tutti i sensi, da fare gli incubi la notte. Dominator muscolosa. Che ramp, no, Dominator non vi... Vedi che lei salta meno delle altre, ma quando c'è da spingere là in fondo è un demone. 550, me li aspetto. 557, finalmente, un degno rivale. No, prende la pianta. Oh no, no, c'è il buco qua, c'è un buco, invisibile ma c'è un buco. Atterraggio bello, supera il box. Il supera la Monroe forse. Meravigliosa Dominator con il brawler fuori strada. Guarda che salto. Ma che ti sei fumato? Non ti incastrare che lo zio quando vuole è abbastanza fastidioso. 500 li pre... Oh, 529. No, oggi non ha senso. Cioè io oggi veramente ho visto delle prestazioni che solitamente non abbiamo. Ma non mi so spiegare il motivo, Guarda che arriva sulla rampa. Se non prende la pianta ovviamente, perché qua magari uno sbalzo ti porta più storto. Nessun segnalino. Peccato. Però grande prestazione per il brawler che ha fatto tipo un pellegrinaggio. Non lo vedevamo da un sacco di tempo. È tornato molto più in forma, in gamba di prima. Te chiederesse? No, è terribile. È ok, l'accelerazione ci sta, ma il salto è qualcosa di... Cioè, proprio non lo guardi. Lei salterà. Dopodiché andremo con le 5 ultime della mega rampa di quest'oggi. Oh, però calma, vedi che l'atterraggio è inguardabile. Vai, brava. Vabbè. Allora, ha fatto comunque meglio di tante altre macchine. Ha di poco raggiunto lo Stockade. E parliamo di una Tiger S. Pantere. Ma che sta roba? Ma è una sottospecie di Comet. In accelerazione ci siamo,
Va bene così. Porco cane, Slam Van dei Lost muscolosi. Mancava lo Slam Van, che comunque non fa schifo come quell'altro. 400, vergogna. 500, rispetto. 507, bravo. Cioè, con 500 mi arriva giusto al bordino. Ma che delusione. Dopotutto, cattivo sangue non mente. In questo caso lo Slam Van fa schifo nelle altre versioni, perché non deve fare schifo anche qua? Siamo arrivati con la terz'ultima vettura della mega rampa di quest'oggi. Shafter PL sportive, bella. Cioè, solitamente sul finale ho delle cose disgustose, guarda oggi. Shafter PL, 400, 508. Alcune fanno più schifo, altre sono più forti. Vedi che però nel salto 508 te li trasforma in un bijou e prende la pianta. Prende il grosso tronco. Tony Hawk, grandi acrobazie. Niente da fare. Siamo arrivati con la penultima vettura della mega rampa di quest'oggi. Rental Shuttle Bus di servizio. Non poteva mancare. È tipo una serata di gala e lui entra senza i pantaloni. Abbiamo l'Escolabus. A frenare ci provo anche, ma ve lo giuro, cioè proprio non esiste. Vaimo fuori, così possiamo brindare. Che cesso di macchina. Provaci. Cosa fa? Non serve a niente. Sei disgustoso. Godo. Siamo arrivati con l'ultima vettura random della mega rampa di quest'oggi. Meno 3, meno 2, meno 1. Michelli GT. Dunque, allora, io per l'asino starei un attimo zitto. Non lo chiamerei subito, perché vedi che la Michelli non è particolarmente abile nel salto. Ma raga, devo tirare una VAR per vedere chi ha vinto la mega rampa, perché da una parte c'è il Rumpo, da quell'altra c'è Freddy il pagliaccio. Michelli comunque non ho visto la velocità, il salto ci prova. Raga, calma a sciabolare, perché una rampa vinta da Freddy il pagliaccio non mi ricordo l'ultima volta. Sia perché non spawna, sia perché quando spawna gli succedono le peggiori cose. Adesso io mi lancio esattamente nella direzione che avrebbero dovuto prendere le macchine. Sono precisamente qua. Adesso andiamo nella zona del Rumpo e vediamo la distanza. La distanza che c'è tra il Rumpo e la VAR, 276 metri. Freddy il pagliaccio è distante dalla VAR, 252. Dunque, vince la mega rampa di quest'oggi Freddy il pagliaccio in seconda posizione, ma giusto di una quindicina di metri. Abbiamo il Rumpo, terza posizione, The Classe Burrito Furgoni. Complimenti, una delle migliori rampe che abbia visto quest'anno, se non la migliore.